Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo tutorial sulle telecamere dell'Insta360. In un video precedente che potete andare a vedere qua abbiamo visto le cose incredibili che possiamo fare con le immagini fatte con un Insta 360 che sia una telecamera a 360 gradi o una telecamera flat dell'Insta 360 semplicemente utilizzando un cellulare oggi invece vediamo le cose incredibili che possiamo fare sempre con queste telecamere però tramite Insta 360 Studio che è un programma che si può installare sia su PC, ma anche Macintosh. Bene, una volta che avete installato il programma, non rimane altro che uscire e filmare con la telecamera dell'Insta 360 a 360 ⁇ E quella che raccomando è questa, della quale vi lascio link nella descrizione del video e a questo punto possiamo collegare direttamente la telecamera al nostro computer o tirare fuori la micro SD e copiare il tutto all'interno del nostro computer una volta che avete copiato il contenuto della micro SD sul computer vi troverete con dei file simili a questi che come potete notare potrebbero sembrare lo stesso file invece questo è l'RV è un file di bassa qualità che una volta sul computer vi avrei detto di cancellarlo tranquillamente eh, che non serve ma eh, sul cellulare è necessario e importante perché il montaggio sul cellulare avviene eh, tramite quel file lì che è un file leggerino per eh, i telefoni e poi l'esportazione avviene prendendo i dati dai file massicci di alta qualità e eh, adesso però con la nuova versione dell'insta 360 studio che è appena aggiornata a eh, ottobre ecco eh, questo file è molto importante se adesso io eh, clicco eh, qui o su quest'altro file e eh, mi apre sempre la stessa versione del video eh, che è un'unica versione vedete che adesso se muovo qui eh, il mouse si muove molto velocemente dove posso cercare eh, una parte del mio video molto rapidamente perché il mio computer no, non fa fatica a leggere solamente il file lrv se invece per esempio adesso io apro eh, qua li avevo cancellati perché eh, non c'era questa versione del software apro questo video qua come potete notare qui mi scrive per visualizzare l'anteprima è necessario il file lrv non solo questa versione nuova portato delle cose molto interessanti perché vedete che scorre da, davvero molto rapidamente. Funziona con qualsiasi computer, anche il computer più scarso possibile. Funziona perché utilizza il file lRV come proxy? E eh, voi montate il video direttamente da quello e poi l'esportazione avviene, come abbiamo detto, tramite questi eh, altri file di alta qualità. Ma perché ci sono due file 1 e 2? Ve lo dico subito perché, come potete notare, qui abbiamo due lenti: queste due lenti ecco, filmano indipendentemente. Vengono registrati due file indipendenti con dei dati all'interno di questi file che sono i dati del giroscopio l'accelerometro all'interno i dati per esempio eh, sul firmware col quale è stato registrato questo video e tanti altri dati all'interno e attenzione a non cancellare uno di questi file perché perdete la possibilità di eh, avere il video a 360 e gradi e quindi elaborarlo come facciamo oggi bene adesso che abbiamo capito come funziona l'insta 360 cosa sono i file e come importarli andiamo a vedere le varie opzioni i vari bottoni dell'insta 360 eh, studio 2021 la nuova versione e eh, qua possiamo cliccare per vedere l'anteprima se non avete cancellato lrv possiamo vederli anche come icone piccole o anche come elenco sicuramente è molto comodo avere questa cosa qui perché potete subito riconoscere i file che eh, vi servono potete come avevo detto collegare direttamente la telecamera e montare il video anche lì non ci sono assolutamente problemi non vi rallenta questa cosa qui e questa è la cosa bella perché hanno fatto la stessa cosa che avevano fatto sui cellulari sul computer quindi Qui voi montate il video eh, direttamente dai file proxy eh, LRV, anche se avete il computer con la versione USB 2 non ci sono assolutamente problemi eh, di velocità per quanto riguarda il montaggio, mentre se avete cancellato l'LRV... Come potete notare anche questo computer potente fa davvero fatica a spostare l'immagine nella timeline. Naturalmente oltre a cliccare due volte su un file unico o eh, importare una cartella o un file direttamente dal programma possiamo anche prendere e trascinare. Tutti i file che vogliamo e metterli all'interno del programma. Qui abbiamo la possibilità di vedere i nostri video preferiti. Come si aggiunge un preferito. Beh, basta schiacciare questa stellina e, e ci troviamo questo video, se l'abbiamo segnato come preferito. Ovviamente, tutto questo è all'interno del progetto che possiamo vedere qua sul pannello a destra. Eh, questo è il progetto, possiamo rinominarlo. Non so, lo chiamiamo skateboard, per esempio. Quindi lo stesso video. Possiamo fare dei cambiamenti come eh, nuovo progetto, creare un nuovo progetto o copiare lo stesso progetto con delle modifiche differenti. Cosa vuol dire questo? Un video a 360 ⁇ può avere varie prospettive, per esempio se abbiamo una persona di qua e una persona di là. Possiamo fare due progetti copiando un progetto e applicando delle modifiche a uno dei due. Qua possiamo vedere la coda di esportazione perché possiamo decidere di esportare un video alla volta. Finisce uno e parte l'altro se abbiamo un computer non molto veloce e questo lo possiamo decidere tramite le preferenze. E di default questa opzione è uno, quindi uno alla volta, ma se avete un computer molto potente con delle schede... Video dedicate potete esportare fino a un massimo di 5 video alla volta. Bene, sul pannello di destra abbiamo varie opzioni di attivare o disattivare la stabilizzazione flow state che io lascio sempre abilitata perché è fantastica e non c'è niente che la eguaglia. Possiamo anche bloccare la direzione, è come se avessi detto al programma, trova il Nord con la bussola, non c'è una bussola in realtà, è un giroscopio trova quella direzione mantienimi la prospettiva solamente su quella direzione quindi se mentre sto filmando con la telecamera la giro faccio così o così o così comunque il video esportato vedrà solamente la direzione della mia faccia qui sotto abbiamo le impostazioni di stitching o eh, cucitura ovvero la giuntura tra le due immagini fatte tramite le due lenti e siccome abbiamo la possibilità di applicare delle protezioni adesive per le lenti dell'installazione 360 ONE X2, o le protezioni premium che abbiamo visto in questo video, o anche la custodia subacquea, quindi filmare sopra l'acqua o anche sotto l'acqua, o se utilizziamo la staffa di montaggio di un microfono esterno wireless, ecco il programma dovrà applicare una giuntura differente una dall'altra, a seconda di quello che abbiamo applicato. Possiamo anche avere una giuntura personalizzata. Eh, tra le due immagini. Non solo se vogliamo utilizzare l'intelligenza artificiale, possiamo applicare la cucitura alla giunta dinamica. Che a seconda dell'immagine, eh, l'intelligenza artificiale andrà a nascondere le parti, che secondo l'intelligenza sono da nascondere. Per avere un'immagine perfetta. qua abbiamo il bottone di calibrazione. Una volta cliccato l'intelligenza artificiale, andrà a eh, calibrare il tutto. Abbiamo anche una nuova funzione che è l'Aqua Vision che se attivata, stiamo filmando sott'acqua, sia le immagini a 360 gradi ma anche quelli flat fatti, per esempio con la One R o la Go 2 o le altre telecamere dell'insta 360. Ecco l'immagine dell'acqua esce molto molto chiara così da vedere più trasparente. All'interno dell'acqua, e anche se non abbiamo applicato la riduzione del rumore del vento eh, tramite la telecamera, abbiamo in realtà la possibilità di applicare un filtro che mette a fuoco il parlato o eventualmente mette a fuoco l'azione, che sia per esempio il rumore della ruota della bicicletta o il rumore di qualcos'altro. Qui sopra abbiamo due bottoni, vista a 360 gradi e reframe. O okay, che se volessimo esportare direttamente il filmato in 360 gradi, dove lo spettatore. Può cliccare col suo mouse, o girare il suo telefono e vedere a 360 gradi. Dobbiamo cliccare qua e in questo momento vedete che prende tutte le porzioni della lente. Qua sembra tutta un'immagine unica, che è bellissima. Si può anche esportare così e farlo un video flat che diventa davvero. Molto bello perché sembra l'immagine del lago immenso. In realtà questo non è realistico perché in realtà questa porzione dell'immagine è una lente e quest'altra è quella dietro. Bene, se vogliamo esportare direttamente a 360 gradi non dobbiamo fare altro che cliccare su questo, iniziare ad esportare, scegliere qua le impostazioni che adesso andremo a vedere. E esportare a 360 gradi, ma se per esempio ci piace il video fatto in questa maniera, per esempio adesso quando curvo e vado dall'altra parte, vedrete che si distorce, quindi non tutto il video mi serve. Non devo far altro che cliccare, segna come punto iniziale, segna come punto finale, così eh, il mio computer non dovrà elaborare tutto il video e metterci ore a farlo, ma solamente un minuto eh, quello che mi serve. Quindi esporto solamente questa porzione qua non a 360 gradi ma video rinquadrato vuol dire che lui prenderà il 360 gradi tutto e me lo esporterà Esattamente come adesso state guardando qua l'immagine, le cose iniziano a diventare interessanti quando andiamo a fare il reframe. Che qua possiamo spostare la porzione che vogliamo esportare e eventualmente utilizzare questo bottone. Questo è il deep track, utilizza un'intelligenza artificiale come quella del tracciamento dei droni per tracciare una persona o un oggetto. La stessa cosa si fa anche qua, però l'intelligenza artificiale, il nostro computer che ha un processore molto più potente del processore di un drone andrà a tracciare per esempio in questo momento me stesso clicco inizia monitoraggio a questo punto eh, lui andrà a tracciarmi e eh, come potete notare qui eh, sta applicando mentre anche sto muovendo la telecamera sta muovendo di qua di là sta applicando un movimento all'angolazione eh, all della telecamera mantenendo l'oggetto in, eh, al centro se dico di mantenere l'oggetto al centro perché eh, qua eh, io traccio e poi gli dico centra il bersaglio o eh, non centrare il bersaglio dipende dal risultato che volete ottenere consiglio di provare uno provare l'altro e vedere come esce l'immagine una volta fatto nonostante che muovo la telecamera vedete che la sto muovendo comunque io sono sempre all'interno dell'immagine e devo dire che il tracking automatico non era niente male con le versioni precedenti ma devo ammettere anche che la versione nuova di ottobre 2021 dell'Insta360 Studio ha una differenza abissale, il tracking funziona in maniera completamente differente ed è fantastico, se l'avete già provato e non eravate soddisfatti ecco, vi consiglio di riprovarlo perché è diventato un mostro d'altra parte se non volete fare un tracking automatico per qualche motivo perché volete tracciare una più persone o eh, non c'è un oggetto particolare da tracciare vogliamo per esempio avere un effetto dove mentre sto andando con lo skateboard a un certo punto la telecamera non so guarda da questa parte e poi torna così e poi riguarda un'altra volta allora molto semplice bisogna applicare quello che si chiama fotogramma chiave quindi qua Scelgo, diciamo la mia angolazione. E tramite la rotellina del mouse, posso scegliere lo zoom, ecco una volta fatto, scelta la mia prospettiva, aggiungo un fotogramma chiave che posso pure cambiare, per esempio, predefinito, o per esempio, eh, palla di cristallo e posso zoomare poi la palla di cristallo. E qual è la differenza tra questo e questo? Per esempio, il Tiny Planet, ecco che cambia la distorsione dell'immagine, perché ci sono tanti parametri che vengono applicati che sono questo, questo, questo tranne la rotazione che possiamo applicare in questo modo e se volete utilizzare il mouse per velocità potete cliccare su control e mentre eh, cliccate su control anche sul tasto sinistro e roteare l'immagine. Quindi, una volta applicata questa prospettiva, scelto quello che vogliamo, adesso l'immagine sta scorrendo e vogliamo transitare. Abbiamo detto a questa immagine di qua. Quindi, non devo fare altro che fare così, applicare un altro fotogramma chiave. E eh, qua abbiamo la possibilità di zoomare, ma possiamo anche utilizzare la, rot la rotellina assieme al control per zoomare in e out nel timeline. Una volta fatto questo, vedete che qua c'è un fotogramma. Chiave e qua c'è un altro fotogramma chiave, qui in mezzo c'è una linea. Che cos'è questa linea qui? E la transizione la transizione tra un keyframe e un altro, che in questo momento è applicata la diluizione fluida, la chiamano, ovvero. Adesso eh, clicco qua e vedete che passa pian piano a seconda di quanto è lontano questo fotogramma chiave. Posso allontanarlo di più, quindi la transizione sarà più lenta tra un fotogramma chiave e l'altro. Ma se voglio che la transizione sia molto veloce, potrei per esempio, questa è una cosa che hanno aggiunto di nuovo: cliccare col tasto destro ed è una cosa molto utile copio e incollo questa transizione qua utilizzando anche il control V o il control C e in questo momento quindi abbiamo una transizione da qui fino a qui, ho aggiunto l'altra che è uguale a questa e quindi sarà una tra transizione molto veloce. A questo punto seleziono questo fotogramma chiave, copio e lo riapplico qui un'altra volta sempre lo stesso, vedete che effetto fa. Clicchiamo tac e poi questa quella lenta ecco questa transizione che è diluita diciamo pian piano tra un'immagine e l'altra che si potrebbe trasformare per esempio in un tiny planet andiamo a vedere com'è ecco si potrebbe eventualmente eh, far diventare senza nessuna transizione rimane uguale quando arriva al prossimo keyframe tack Parte, come se fosse un taglio ecco vi consiglio di provare tutte e vedere quella che vi piace di più un'altra cosa che possiamo fare con l'insta 360 studio anche se non abbiamo eh, impostato per esempio il time shift direttamente con la telecamera possiamo velocizzare e applicare un time shift in post produzione ovvero dopo aver fatto il video come si fa basta cliccare questo Bottone time shift e eh, vedete che parte eh, da qui da dove ero eh, all'inizio. Posso scegliere la lunghezza di questo time shift. Una volta scelta la lunghezza, posso scegliere quanto sarà la velocità, così per esempio e la velocità 2x. Ok, posso decidere se ci sarà una sfocatura o no io consiglio di utilizzare la sfocatura perché ha un effetto molto molto particolare che non si può avere con altri programmi in maniera così facile e per ultimo una volta che siamo soddisfatti clicchiamo su questo bottone e esportiamo il video che in questo caso è un video reinquadrato scegliamo il bitrate io vi consiglio di aumentarlo a 200 eventualmente se avete scelto la codifica h264 qual è la differenza tra queste tre codifiche la ProRes praticamente non vi fa scegliere nessun bitrate perché è il massimo, praticamente sporta tutto e il, e, e il file video sarà gigantesco, super mega gigantesco, ma eh, d'altra parte è molto più facile da rimontare tramite un altro eh, programma di, ehm, di montaggio video. H264 è un video molto facile da montare generalmente eh, anche se non avete un computer con processore così potente con una scheda grafica dedicata però ha un file diciamo di eh, grandezza intermedia rispetto al 2 h 265 che contiene eh, qualità migliore rispetto o simile al H264, ma con un file di dimensione leggermente eh, ridotta. Io consiglio se eh, avete un computer non molto potente di utilizzare il ProRes se avete un computer con tanto spazio su disco che costa molto di meno avere una SSD, per esempio. Eh, molto veloce e molto capiente rispetto a una scheda grafica, specialmente di questi, di questi tempi. Se avete invece un computer potente, sicuramente H265, altrimenti una via di mezzo da provare è l'H264. La risoluzione finale si può scegliere direttamente mettendo per esempio 2160, che sarebbe il 4K, e quindi scalarlo direttamente tramite il programma. Questo ovviamente sarà più di qualità rispetto a un file esportato piccolo e poi dopo espanso che cos'è questo color plus praticamente accentua un pochino i colori i colori saranno ancora più saturi rispetto ai colori registrati con la telecamera per quanto riguarda i rimuovi grana se eh, l'immagine è un pochino granulosa perché l'ISO è alto eh, visto che state filmando magari in un ambiente poco luminoso potrebbe migliorare la qualità dell'immagine ma dalla mia esperienza anche se migliorate l'immagine tramite queste due opzioni la durata dell'esportazione del video diventa una durata abissale anche se avete un computer potente e non ne vale assolutamente la pena, quindi io non li utilizzo attualmente. Altre due novità molto utili di questa versione: dell'insta 360 studio di ottobre è il fatto che, se abbiamo scelto le impostazioni, compreso anche la risoluzione, tutto quello che vogliamo possiamo salvare queste impostazioni e eh, la prossima volta che apriamo non dobbiamo fare altro che scegliere eh, l'impostazione. La seconda novità interessante, per esempio adesso aggiungo eh, un keyframe qua, eh, aggiungo un keyframe qua. Ecco, Ctrl Z torno indietro. Se schiaccio invece Ctrl Shift e Z, ecco vedete che vado in avanti. Questa è una novità molto utile avrebbero dovuto sicuramente farla prima eh, perché sarebbe stata molto molto utile al posto di andare a cancellare basta schiacciare CTRL Z e torniamo indietro. Spero che questo video vi sia stato utile se lo è stato cliccate su mi piace altrimenti cliccate su non mi piace se avete domande lasciatele giù nello spazio commenti se avete anche richieste ecco, commentate e chiedete un altro tutorial nel frattempo vi saluto e ciao alla prossima.